nano. Quando mi venne in mente di dire a mio padre: papà, andiamo a Badalati. Va bene, bene. E mio padre, convinto, si recò a Badalati. Mentre andavamo a Badalati sulla strada, mi la prima idea di seguire Palla al Centro, la trasmissione che tratta il calcio come pochi su Radio Mosca. E il nostro carissimo Virgilio ci tiene informazioni sui vari campi. Abbiamo Cutro Badalati, da seguire per l'eccellenza, Praia Belvedere e inoltre Scalea Roccella. Poi per la prima categoria Bercicaro Spezzano e l'unico collegamento della terza categoria Realce Rota Greca Realce. Scusate, Rotese Realce. E mentre camminiamo, attenzione, attenzione, il Realcento passa in vantaggio, console! Dici Luciano, sì, un gol fantastico, salta l'uomo e la mette sotto l'incrocio, un gol pazzesco! Facci sapere se ci sono ulteriori notizie, ok? Certo, certo. Allora, sì, meglio diciamo, ok, siamo verso la fine dei primi tempi, allora, Badalati 2, Cutro 1, Scalea 2, attenzione, ci sono notizie della Rota Greca! Dici, Luciano! No, aspetta, sì Luciano, dici? Sì! Ah, ecco, allora, non solo si è passato e ha pareggiato i conti ed è passato in vantaggio la Rotese, addirittura ha allargato il vantaggio con il 3-1 fino al primo tempo, Facciamo le considerazioni. Ma secondo me, io penso che comunque ormai la partita è chiusa, perché comunque 3-1 è un risultato pesante da recuperare e sarà difficile per il Real Centro. Comincia la partita, Praia Belvedere 2-0, Roccella passa addirittura in vantaggio alla Scalea. Lo dice la Rota Greca, dice Luciano, accorcio di distanza il Real Centro, andato! Al 66esimo! Va bene, ormai stanno per finire le partite, siamo intorno al 90esimo, penso che non sia più nessuna notizia. Attenzione! Ci colleghiamo alla Rota Greca! Ma all'ultimo minuto il Real Centro pareggia i conti!